Eccoci insieme per una nuova puntata e per parlare di nuovo dello sviluppo rurale della nostra regione, della regione Marche, ed in particolare del PSR, del piano di sviluppo rurale 2014-2020 e dei fondi relativi. Il futuro dell'agricoltura è un po' il futuro di tutti noi, perciò questi appuntamenti... Sono seguiti non solamente dagli addetti ai lavori, ma interessanti eh, assolutamente per tutti coloro che ci stanno seguendo. Abbiamo parlato con tanti assessori provinciali, abbiamo parlato con tanti responsabili di associazioni, di cooperative eh, insieme all'assessore Maura Malaspina che è assessore all'agricoltura della Regione Marche e con noi oggi ci sono due rappresentanti di fiori all'occhiello della nostra Regione Marche. Sto parlando di Enzo Rossi. Filiera della pasta Campo Filone, che saluto e ringrazio per la presenza, e sto parlando di Francesco Torriani, presidente del consorzio Marche Biologiche. Assessore Malaspina, le forme di aggregazione in filiera abbiamo capito che sono molto apprezzate. Per quale motivo? Come possiamo sintetizzare l'apprezzamento per questo tipo di attività? L'esperienza di questi sette anni che volgono al termine ci ha mostrato chiaramente che la filiera è uno strumento molto molto utile per unire le forze e le specifiche competenze dei nostri produttori, facendo qualità che, qualità che poi va a premiare il consumatore finale. I progetti integrati di filiera hanno l'obiettivo di stimolare la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità, favorendo il trasferimento di una maggiore quota di valore aggiunto al settore primario. Questo significa che il principale obiettivo delle filiere agroalimentari è quello di differenziare il prodotto, di renderlo maggiormente qualitativo e di eh, concentrarne l'offerta. Non dimentichiamo poi che la filiera è garanzia di qualità. Per il consumatore, cosa molto molto importante, che può eh, praticamente ripercorrere tutto il processo eh, produttivo grazie alla rintracciabilità. Enzo Rossi rappresenta una eccellenza regionale e nazionale di, di un prodotto che è Campofilone, la pasta di Campofilone, eh, che è anche una filiera. Intanto, Cos'è una filiera? Lo dovessimo dire in otto secondi e poi perché è importante fare filiera? Perdonami Paolo, in otto secondi non ci riesco, sarebbe riduttivo tutto il lavoro Siamo 12, che stato Sarebbe riduttivo tutto il lavoro che è stato fatto a partire dalla comunità e arrivare alla regione e poi noi applicarlo sul territorio. Che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo costituito delle aziende agricole, all'interno delle aziende agricole si sono associati degli agricoltori, i quali seguono dei disciplinari severissimi di produzione. Caso mio, grano e uova, ma non finisce nel grano e uova, perché i nostri terreni che abbiamo acquisito, noi produciamo anche cereali, i quali cereali usiamo per le nostre galline, perciò abbiamo chiuso un ciclo e chiudere questo ciclo qui... Eh, non finisce con poi andare a trasformare il prodotto, ma nella nostra filiera abbiamo applicato anche l'ultima parte, forse quella storica antica di cento anni fa, quando è nata la nostra azienda, di un ristorante finale. Ma tutto ciò di... viene garantito a maggior con maggior chiarezza da investimenti che abbiamo potuto fare con EDI certificatori, i quali ci monitorizzano tutti quanti i punti critici, di modo che noi rispettiamo effettivamente tutti i giorni il nostro disciplinare, tutti gli attori si comportino sempre bene, ma ancora per dare maggior garanzia al consumatore finale abbiamo investito una quantitativa molto importante, l'assessore lo sa, di economia nella ricerca, due università. Abbiamo inserito in azienda medicina e agraria, insieme alle quali abbiamo fatto una ricerca estremamente importante. Siamo andati a capire per quale motivo questa pasta con questi grani e questi uova particolari, perché fatto con tutta quanta la filiera delle proprietà, l'alimentazione delle galline è sicuramente è eccellente, il grano è ancora superiore, grano, perciò parlo di grano QM, di uova QM. Abbiamo addirittura dimostrato con questa università che la nostra pasta non innalza la glicemia e soprattutto l'insulina, perciò potrebbe, è, no, potrebbe essere un prodotto sicuramente per atleti, per malati di diabete e soprattutto, e soprattutto per noi che siamo sani. È una, una testimonianza importante e anche un, un chiaro modo di capire perché poi un prodotto diventa un'eccellenza. Dottor Torriani, anche il settore bio è una filiera, dove sta il vantaggio per il produttore e poi, parlavamo di PSR, cosa ci si aspetta? Ehm, come comparto per, il prossimo, per la prossima programmazione? Ah, innanzitutto va detto che l'agricoltura biologica nelle marche rappresenta, come già stato detto dall'assessore, eh, diciamo un punto di forza molto importante. Eh, ci sono attualmente nelle marche oltre 2.000 aziende eh, che gestiscono con metodo biologico circa 52.000 ettari. Quindi è una realtà che spesso viene descritta come una realtà di nicchia, ma in realtà rappresenta un comparto che sta crescendo e quindi sta dando una risposta molto chiara per il consumatore. Il consumatore ha dato un messaggio chiaro, vuole prodotti di qualità e per ottenere questi prodotti di qualità vuole che siano utilizzate delle tecniche rispettose dell'ambiente, ma anche della salute. Anzi, questo rappresenta potremmo dire eh, un primato. Ecco, il metodo biologico traduce questi principi eh, in una tecnica, diciamo, di produzione che parte dalla coltivazione in campo, allo stoccaggio, alla trasformazione fino al prodotto finale. Ecco, la filiera gestisce tutte queste fasi, eh, sia in modo tecnico-logistico, ma anche dal punto di vista della certificazione. Per cui, diciamo, il prodotto che arriva sul mercato è un prodotto coltivato nelle marche, trasformato nelle marche e venduto con quegli standard qualitativi molto diciamo, apprezzati dal consumatore finale. Enzo Rossi, mi metto dalla parte del produttore. Fare filiera complica un po' la vita? O risolve problemi? Allora, come tutti gli ulteriori contro controlli che inserisci in un'azienda, in un primo momento è ovvio la, la materia la devi iniziare a masticare, ma poi fa scorrere tutto quanto estremamente più veloce. Se mi permetti, Paolo, vorrei dire una cosa per quello che sarà il nuovo PSR, già disponibilità ce l'ha data il nostro assessore, di ascoltare noi contadini per dare quel piccolo input in più, perché noi non possiamo solo esclusivamente trasformare queste eccellenze e creare delle ulteriori eccellenze storiche, abbiamo bisogno di un supporto estremamente importante sulla comunicazione che secondo me è il comparto finale più importante di tutti quanti per comunicare veramente eccellenze nel mondo, che vi dico chiaramente viaggiandolo in questi ultimi anni ci stanno cercando, ci amano e sono convinto anche di una cosa, signor Assessore, che se l'Italia dovesse fare tre mesi di embargo di prodotti italiani all'estero capiranno molto di più quanto noi siamo importanti. Torriani, poi farò rispondere naturalmente, e chiederò all'assessore Malaspina di tirar le conclusioni di questo incontro. Quali sono i vantaggi derivanti dalla produzione bio? Se ne parla da tanti anni e se ne parla tanto, ma mai abbastanza. Per il consumatore finale, perché conviene un prodotto bio? Ma diciamo, noi diciamo spesso che consumare un prodotto biologico fa bene alla salute, fa bene all'ambiente. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che Doppio vantaggio. nel coltivare, nel, nel produrre, si usano delle sostanze non diciamo, di sintesi chimica per cui di fatto eh, non si mettono nel, nell'ambiente dei contaminanti. Dall'altra parte il consumatore ha la certezza di eh, diciamo, acquistare consu e consumare prodotti sani, quindi senza residui di pesticidi, di anticrittogamici. Nel metodo biologico poi come sapete, non vengono utilizzati in nessun modo gli organismi geneticamente modificati, questo diciamo che è potremmo dire uno standard produttivo che anche altri settori eh, cercano di eh, raggiungerlo, ma nel metodo biologico c'è il divieto assoluto. Quindi questo ci rappresenta già una caratteristica molto importante, va anche detto che la Regione Marche da questo punto di vista eh, ha svolto un ruolo potremmo dire politico molto importante anche a livello nazionale per potremmo dire impedire che la coltivazione degli OGM venisse fatta in pieno campo. Si facciano magari all'interno di laboratori, ma, ma non vengono utilizzati in pieno campo perché crediamo che l'agricoltura marchigiana è un'agricoltura basata su degli standard qualitativi tali, basati sulla produzione di prodotti, potremmo dire, non diciamo, in grado di eh, essere diffusi in tutto il mondo, ma prodotti di nicchia o comunque di qualità molto elevate. Secondo noi gli OGM invece sono sono diciamo, all'interno di un modello agricolo potremmo dire più consumistico, più industriale, che non si adattano quindi al, al territorio e alla produzione agricola della nostra regione. Quali sono i vantaggi invece per il produttore agricolo? Certo, innanzitutto il fatto di non utilizzare pesticidi anticrittogamici anche, anche a garanzia del produttore agricolo. Ma va anche detto che i prodotti eh, biologici. Eh, hanno un riscontro sul, sul mercato in termini di prezzo sicuramente più qualificante quindi in grado di eh, retribuire i fattori della produzione in maniera più diciamo appropriata per cui chi produce con metodo biologico all'interno della filiera marchigiana biologica riesce ad avere un prezzo maggiore rispetto al prezzo di un prodotto convenzionale Assessore una battuta in chiusura di questo incontro molto interessante le Marche una regione bio? Sicuramente perché biologico significa anche tutela dell'ambiente, tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare, fattori molto, molto importanti. Ma ecco, eh, io vorrei specificare. Che eh, nel eh, contesto produttivo agricolo eh, regionale eh, la presenza eh, di una gamma diversificata di prodotti biologici, come la pasta, le conserve, i dolci, la pizza, fino addirittura all'olio e non ultimo al vino, e, e quindi questo settore sta conquistando sempre maggiori spazi. Volevo. Ehm, Sottolineare ancora che molto è fa stato fatto, come, dice, per, come richiedeva eh, Enzo Rossi, eh, per quanto riguarda la promozione, perché il brand market è già una garanzia di qualità in tutto il mondo, ma molto dovremo ancora fare e noi sicuramente con il prossimo PSR cercheremo di portare avanti. Questo discorso. E allora con questo ulteriore impegno dell'assessore Maura Malaspina chiudiamo questo appuntamento. Grazie all'assessore all'agricoltura della Regione Marche, grazie a Francesco Torriani, presidente del consorzio Marche Biologiche, grazie ad Enzo Rossi, filiera della pasta di Campo Filone per le testimonianze che ci hanno dato e noi diamo appuntamento al prossimo incontro con il PSR e con quanto programmato e quanto sarà programmato per il periodo 2014-2020. Alla prossima!